Scusate, un piccolo problema tecnico risolto in tempo reale. Diamo il benvenuto a un amico di Trieste Caffè che ci viene sempre a trovare in studio, prima volta qua in versione mattutina, Giacomo Briganti Piccoli, neo presidente da poco, presidente dell'Arcigay Trieste Gorizia. Ciao Luca, grazie per l'invito. Sì, prima volta oggi 10:30 mattutino al capo. Ti sei svegliato? Sì, ma sono in ferie, quindi... appunto, ancora peggio, siamo in soggiorno, si è tutto svegliato all'alba. Esatto. Da due settimane presidente dell'associazione. Sì, dal 1 luglio, sì. Come è andata queste due settimane? Beh, allora, innanzitutto abbiamo convocato l'assemblea dei soci e delle socie il 1 luglio, sabato a San Pelagio, e diciamo abbiamo dovuto effettuare un rinnovo dal punto di vista organizzativo dell'assetto direttivo dell'Arcigay, di conseguenza anche la nomina e l'accessione, diciamo, della carica da presidente di Andrea Tamaro, che infatti abbiamo già tramite il comunicato stampa ringraziato per i suoi anni all'interno di Arcigay e soprattutto per le lotte che ha, diciamo, i valori che ha portato avanti per questa città, che ancora ad oggi, sia a livello locale, regionale, ma anche a mio parere a livello nazionale, bisogna ancora rivendicare. E è stato sì rinnovato con alcune nuove entrate e alcuni riposizionamenti. Io sono stato nominato come presidente di Arcigay Trieste Gorizia, Martina Crasso è stata riconfermata come vicepresidente di Arcigay Trieste e sempre referente per quanto riguarda il progetto Scuola per Conoscerci, Alice Onore invece per quanto riguarda il progetto dello sportello per i migranti. Poi abbiamo a livello molto importante della comunicazione dei social, e Costanza Giordani, importantissima per la segreteria, Daniele Sagliani Campostrini continua sempre sul percorso come responsabile di salute e prevenzione, e poi abbiamo una nuova persona, un nuovo entry, Luca Bortolotto, che sarà colui che si occuperà principalmente per l'area isontina, quindi Gorizia, Monfalcone, e tutta quella parte che diciamo negli anni forse ne ha sentito un po' a causa della carenza di qualche responsabile, ecco. E quali sono i tuoi obiettivi della tua presidenza? Beh, innanzitutto l'obiettivo primario è quello di comunque continuare il percorso di cui mi ha precesso l'ex presidente Andrea Tamaro, quindi cercare di far sentire la nostra voce a livello locale, cercare di portare più gente possibile nelle piazze per rivendicare i nostri diritti, ma soprattutto di rendere più coesa e unita la comunità LGBTQ+, ma anche le persone anche che non sono appartenenti all'LGBT, che ci sostengono a ogni evento o comunque a tutti i progetti che noi portiamo avanti contestualmente, ecco, in questo mese, ecco, i prossimi. E quando ti è venuta così l'interesse, la voglia, ti è scattata la molla che ti ha portato poi a diventare presidente? Beh, io sono recente, diciamo, entrato recentemente da Arcigay, perché prima studiavo a Milano e poi sono ritornato qua in patria, a Trieste, e nel estate 2021 mi sono iscritto un po' per caso, un po' perché avevo la voglia di rimettermi anche un po' in gioco a livello di dare un contributo, ecco, a livello locale, e da lì pian piano sono entrato a far parte dell'associazione. C'era l'FVG, l'FVG Pride del 2021 a Gorizia, cui ho dato supporto a livello di volontari per tutta la parata, che era la prima parata transfrontaliera da Gorizia fino a Nova Gorizia, e poi piano piano è venuta anche l'idea, tramite i pareri, i confronti e le proposte con gli altri membri della direttiva, di creare, come tu ben sai che mi ospiti ormai da qualche mese per la Querida, che è questo, diciamo, momento di aperitivo free entry che noi svolgiamo ormai con cadenza mensile da ormai da un anno. E successivamente, poi, essendo entrato sempre più in maniera profonda all'interno di questa associazione, c'è stata sia, diciamo, l'occasione sia anche la volontà anche di contribuire maggiormente, adesso anche come presidente, ecco.
Benissimo, ovviamente siamo ben contenti di questo, insomma, ci sono tanti giovani che danno da fare, e ovviamente però tu sei anche molto noto per organizzare gli appuntamenti qui Rida, no? Al Bar Costi, Viale 20 Settembre, ovviamente sei tu un po' il creatore di questa iniziativa che ha compiuto recentemente un anno e quindi è fatto una volta al mese, l'ultimo, il penultimo venerdì del mese. Sì. Per cui ci stiamo apprestando, la prossima settimana, un nuovo appuntamento. Esatto, si esce proprio questo pomeriggio l'annuncio sulla nostra pagina Instagram Querida TS, se volete andare a seguire, con i reel e diciamo gli ospiti della serata, in quanto avremo sempre una special drag queen, abbiamo il nostro DJ set, la nostra fotografa e tutto diciamo il banchetto di Arcigay in cui potete fare le vostre offerte per sostenere i nostri progetti, ecco. Benissimo, siamo molto, molto bene questo, insomma. Si può dare qualche anticipazione su chi ci sarà? Beh sì, allora tanto esce tra un'oretta, facciamo l'anticipazione su Trieste Caffè. Allora abbiamo come ritorno, quindi come drag, Satin Sati, che penso che per chi è del mondo LGBT e non la conosce molto come drag negli anni precedenti, faceva molte serate anche a livello regionale e anche se non ricordo male ha fatto un concorso recentemente come Miss Drag Triveneto. Esatto, al Padova Pride Village. Sì, esatto. E come DJ abbiamo la riconferma di DJ Crixby. Poi terza volta consecutiva, terza, quarta? Terza, esatto, sì. Perché adesso facciamo un po' di cambi sia con lui che con Signorina B. E poi abbiamo invece come fotografo un nuovo esperto, diciamo una nuova recluta, Luca, il cui contatto ce l'ha dato la nostra ormai fotografa principale, che è la socia di Arcigay, Elena Tubaro, ecco, quindi che ringraziamo, che ci ha sempre sostenuto fin dalla prima querida, ecco. Benissimo, però comunque le foto sono belle lo stesso, insomma. Sì, ma infatti ognuno ha poi la sua visione, il suo modo di fotografare, di prendere la situazione, ecco. E ovviamente la riconferma di Satin, evidentemente, significa che è stata apprezzata la prima volta. Sì, aveva già portato a maggio, che era il primo anniversario della querida, ha portato due spettacoli e anche in questa occasione, prossima settimana, stiamo decidendo su quale base musicale e su quale tipo di performance portare, però saranno sicuramente sempre due e gli orari ovviamente della performance sono leggermente un po' più tardi anche per aspettare diciamo le persone che arrivano con più calma e non arrivano direttamente qua alle 9 che è orario di apertura. E, sì, comunque ha un background a livello professionistico e di conseguenza è molto anche riconosciuta e amata dalle persone. Quanto è faticoso organizzare una serata qui Rida? Beh, allora, all'inizio, le prime volte, allora, soprattutto io sono una persona un po' ansiosa sugli eventi perché dico sempre speriamo che vada bene, quindi ci tengo molto a ciò che organizzo perché lo faccio con il cuore e con molta volontà, ecco. La difficoltà, diciamo, principale è tutto ciò che riguarda la parte pre-organizzazione, non è tanto il giorno finale quanto il gestire tutte le figure che dovranno presentarsi, eventualmente non so se sono drag che come l'altra volta venivano dalla Serbia, era un attimo da capire chi li ospitasse per la sera, come e in quanto tempo avessero necessità per prepararsi, sulla parte del make-up, sulla parte del trucco, sulla parte dei vestiti, ecco. Oppure per quanto riguarda il DJ, sul montaggio di tutta l'attrezzatura, perché comunque è abbastanza imponente, ecco. Quindi tra luci, fumi e più che apri ne metta, ecco, ce ne vuole, sì. E poi anche il fotografo ha sempre la sua priorità, in quanto mi chiede sempre qual è il punto migliore da fare la foto, se vogliamo una certa serata inquadrare solamente le persone o più una cosa più ampia. Ecco, ognuno poi ha il proprio stile che poi ci adattiamo. Come affluenza per la festa del primo anno? Come è andato? Ti aspettavi di più, di meno? No, devo dire bene, anzi c'è stato un buon contributo perché tutto il ricavato andava in quell'occasione per finanziare il Pride FVG del 2023 e che abbiamo sostenuto anche alla parata del 10 giugno. E cioè, aspettavamo, sì, no, sinceramente era il target, diciamo, la quantità che ci aspettavamo, anche perché comunque il Bar Costa sì è grande, ma non tale per cui che può
Benissimo, quindi siamo ben, anche molto bene. Ci sarà anche questa volta lo sciottino? Sempre sciottino, infatti già mi sono arrivate richieste del pre prima di aver inserito il reel, però aspetto sempre di dire che qua, una volta che uscirà il reel, vi è la possibilità di prenotarlo. Infatti l'altra volta sono andati sold out. Eh beh, per forza. Sì, sì. Ma poi è estate, quindi la gente ha voglia di bere, esatto, a sé. Ovviamente bevete sempre caldo con, tutto. Con moderazione. Certo, sì, sì. Oppure se volete bere, venite a piedi direttamente. Ecco. E ci saranno anche dei speciali sciottini per questo weekend, no, qualche creazione? No, tranquilli, sempre i classici, sempre base su vodka e diciamo vari colori in base al gusto che ognuno preferisce. Ecco, il bar è molto elastico da questo punto di vista. Le prossime iniziative ed eventi qui Arcigay sarà presente? Sì, allora, se avete piacere, noi prossima settimana organizziamo il 27, giovedì 27 luglio, dalle 18.30, organizziamo a Staranzano, non è proprio qua vicino, ma per gli amici isontini che seguono Trieste Caffè, quindi glielo ricordiamo. Anche FVG Caffè, siamo in diretta adesso. Ah, FVG Caffè, scusate. E sulla pagina che abbiamo di Arcigay Trieste, su Instagram, abbiamo proposto insieme al patrocinio del comune di Staranzano un aperitivo LGBT in cui verrà nuovamente promosso il progetto Scuola per Conoscerci, iniziativa che ormai dura da anni e che abbiamo diciamo con il parere dei vari assessori, consiglieri del comune di Staranzano, abbiamo pensato di espandere anche presso le scuole isontine, in quanto in quelle triestine ha avuto già abbastanza successo. Ecco. Faremo un talk, un dibattito molto comunque tranquillo, ecco, tra gli esperti che hanno condotto in questi anni il progetto Scuola per Conoscerci e qualche diciamo, autorità politica che vuole intervenire e nel caso anche qualche parere o proposta dal pubblico su diciamo, interventi integrativi. Ecco. A seguire poi dalle 19, è presso il Bar Maritani, in via Savoia 6. Sempre a Staranzano? Sempre a Staranzano, sì, sì, sì. E dalle 19 seguirà un aperitivo anche qua con DJ set di Signorina B, e dove verranno anche qui raccolte a fondi, ci sarà una raccolta a fondi col banchetto di Arcigay per quanto riguarda diciamo sempre il progetto. E il 28 venerdì abbiamo, come ho detto, già la querida e abbiamo non so se avevo già parlato qua della nuova iniziativa per quanto riguarda i test HIV rapidi, ultra rapidi, gratuiti, che stanno andando tanto bene, ci diceva Daniel. Sì, veramente gran successo, anche infatti ringraziamo anche i finanziamenti che riceviamo e abbiamo avuto un'enorme diciamo richiesta da parte del pubblico, in quanto oltre a essere gratuiti, ultra rapidi come avviene già nel pubblico, però vengono fatti in un luogo in cui si sentono più a loro agio e in un luogo più forse consono per effettuare il prelievo, ecco. E lo facciamo in via Ponderosa, via Le Terze Armata, principalmente via Le Terze Armata, sì, perché è un po' più grande, ecco, e ci sono anche tutti gli strumenti idonei per realizzare l'intervento. E poi altri progetti, probabilmente abbiamo l'apertura anche di oggi abbiamo anche la serata giochi da tavolo, per chi è più invogliato, diciamo che gli piace di più le serate un po' più tranquille attorno a un tavolo con gli amici più stretti e partirà poi da agosto anche il progetto lettura con una nostra socia di Arcigay in cui verrà diciamo presentato un libro per ogni evento e la successiva, diciamo al termine di questo evento, verrà proposto di leggere un altro libro che verrà poi discusso, commentato direttamente dalla socia per diciamo avere uno scambio di punti di vista e anche effettuare degli approfondimenti. State già lavorando per gli eventi post estate? Sì, c'è in essere qualcosina, adesso siamo un po' tra chi è in ferie, chi ha altri impegni extra e siamo un attimo leggermente, non dico in stand-by, però stiamo portando avanti quello che abbiamo già programmato per quest'estate, però sì, abbiamo qualche nuovo progetto che dobbiamo un attimo ultimare, penso che partiranno intorno alla fine di settembre, primi di ottobre, ecco.
con qualche evento che sarà, diciamo, più sporadico, quindi eventi giornalieri o diciamo qualche convocazione di personalità più politiche importanti o locali, oppure diciamo progetti che hanno lo scopo di avere una scadenza più a lungo termine, ecco. Benissimo, perfetto. Noi ci stiamo avviando alla conclusione, ovviamente. Per chi vuole contattarvi, vuoi dare qualche... Sì, noi abbiamo sia il sito internet di Arcigay Trieste, ma se avete piacere di entrare a far parte della nostra squadra o comunque di sentirvi, farvi, di essere parte di Arcigay Trieste, potete scriverci su Instagram, che c'è la pagina Arcigay Trieste, Trieste Gorizia, oppure anche sulla pagina Quirida, che sono gli aperitivi che noi... facciamo ogni mese, e per qualsiasi informazione, dubbio o semplicemente qualsiasi richiesta che avete da fare o siete interessati anche a venirci a trovare, potete tranquillamente scriverci e qualcuno di noi vi risponderà tempestivamente. Ecco. Perfetto, ti ringrazio moltissimo. Grazie, Giacomo Briganti Piccoli, presidente Arcigay Trieste Gorizia, e ovviamente chi vuole conoscere Giacomo può venire venerdì prossimo alla Quirida. Sì, domani, la prossima settimana, sì, confuso orario. Ciao a tutti. Grazie, ciao Luca.